Ma questo è l'hummus, si farà la tinta da... da moicano. Da spervaharo. Se non anch'io rio. E dopo ti giochi che ti rio, non giochi mentre ti dava cera lei. Mentre ti dà... con la cera prima. Ti guarda in camera che la stai tenendo storta. No. In camera. Ma me li devi lavare, ma per i capelli. Per la tinta. Te li lavo dopo. Ma scusa, lui non gli stai mica lavando per fare la tinta? Dopo si lavano, non prima, dopo. Ah. Giriamo attorno all'hummus. Va, va! Ma che spettacolo, ma che inquadratura, va, va! Spettacolare, con l'hummus alla mia destra. Fa una foto, senza la mia faccia, si vede il posto della mia faccia, si vede la telecamera, vedrai che è perfetto. Guarda qua, i capelli sono castani, guarda che sto riprendendo te, va, faccione, faccione, che offende anche, no? Faccione, faccione, le magie della dottoressa, dottoressa, il dottor Lumetti. Cambia gli addominali, prego. Capelli super stilosi, come possiamo vedere con la crema. Crema. Questa è maionese, eh. Ecco, maionese. Un po' di maionese, sai? Sì, me la mangio volentieri. Salsa rosa. E ketchupino. Ketchupino. Che ciappino. Topino. Che odore di ammoniaca. Ah. Questo è via, questo è odore. Questi sono odori. Piscio. È perché? Ma che roba, va, va, sto inquadrando l'hummus per intero, va che roba. Come potete vedere, la è molto esperto a fare le tinte. Come la sua velocità, notiamo, 10 all'ora a pettinare, a spargere la nostra maionese di prima. No? Però, sì, a tagliare i capelli, sì, no. Notiamo anche la sua bravura anche a tagliare i capelli, che in questo momento non è attiva. Attivissima, la guardiamo. Guarda, attivissima. Tagliare, fare un bel taglio. Alla professional. Professional. Professional apostrofo S. Con riporto. Con riporto. Fare anche i crestoni, eh. L'ha messo sì, ieri. È laureata in crestoni. Laureata in crestoni. Specializzata in crestoni. Specializzata in crestoni. Quinquennale, come le quacquere. Le quacquerelle, come gli acquerelli. Cazzo stai dicendo? Non lo so. Le acquerelle, le quacquerelle. Le paperelle. Ah, un po' un capello lungo però, sì. Un po' un capello lungo, uno solo. Un po' il capello lungo di l'hummus, però ci sta, dai. Sì. Modellabile. Come si suol dire, come possiamo vedere, due passate, già fatto, due passate. Di merda. Ma pettinatura di l'hummus che così potrebbe anche quasi andare in giro. Quasi. Farsi vedere così. Solo dire, quasi. Sì, però. Sì, non sta benissimo, lo possiamo vedere. Potrebbe andare a fare il modello, beh. Ah, così? Senza pettinato, vai. Senza. Non lo girare mai girare la telecamera. Mai girare, abbia fatto un'altra puttanata. Bravo. Oh Maria. E allora, siamo qui con il dottor Edoardo. Il dottor Edwards. E la parrucchiera. Un applauso, ci vuole uno stuntman. Quindi così giriamo in tondo per... Il profilo. Dopo ci sarai tu, eh? Dopo ci sarò io. Sono molto molto esterrefatto. Mi sto imburrando le sopracciglia. Vediamo che si sta imburrando le sopracciglia con un po' di. Ci vorrebbe un po' di olio che sai. Oltre al burro. Guardate l'effetto. L'effetto con oggetto che passa sfocato. Ma dai, non stai neanche così, poi così male, sembra una cipollina in cima. Effettivamente c'è un più pettinato così del normale. Il cipollino.
il cipollino con la rasata ai lati alla Ibre, sì. Ibrahimovic. E a Ibrahimovic hai visto, ho messo così. Ma su per giù, poi c'ha, c'ha la punta della vedova, l'ha messo. L'Hummus c'ha la punta della vedova. L'Hummus è la punta della vedova. Una caratteristica genetica dominante. Quindi rimarrà vedovo? No. E tuo fratello così rimani? Senza il ciappino però. Senza il ciappino? Nothing we'll keep up together. You can give it back whenever, whenever. And we can be heroes just for one day. Whenever, whenever.